vi dirò che da qui fino alla fine nessun tesserato del calcio Catania parlerà. Punto. Iniziamo con le domande. Posso io, Giovanni, no? Chiaro la Sicilia di Catania. Non sono d'accordo su questa cosa, ma l'accetto perché è una vostra decisione. Perché voi avete impostato questa stagione sul diavolo. Se non parlate con la stampa, vuol dire che le critiche vi feriscono e vi fanno talmente male da scegliere il silenzio. Giovanni. No, completo la domanda e la considerazione, poi risponde. Visto che abbiamo poco da parlare. Non c'è niente da dire. No, è una decisione, io la contesto. Sì, ma vieni alla domanda. La domanda è: come mai avete impostato questa stagione sul dialogo e adesso vi ritirate la mano? Perché siamo stufi, Giovanni. Perché stufi basta. Di che cosa? Oggi, per tutto quello che si vede, per tutto quello che si sta vedendo nell'arco di questo campionato. È improponibile che una squadra di calcio una volta su milioni viene concesso un rigore e viene elevato nell'arco di questo campionato. Ma è la seconda volta che succede una cosa del genere. Noi siamo stufi, siamo stanchi, ognuno ha le sue colpe, Giovanni. Tutti abbiamo le nostre colpe. Ma se l'hai chiesto perché? Tutti. Di cosa? Oltre ai nostri demeriti. Allora, vuoi sapere, volete sapere cosa pensiamo noi? Un mio pensiero anche personale? Sembra che questa è una conseguenza di tutto quello che è successo lo scorso anno. 9 punti di penalizzazione, 10, arbitri stanno facendo il gioco al massacro, non so dove si vuole arrivare. Se si vuole far sparire il Catania, oltre tutte le cucche che ci sono, che anche in settimana destabilizzano tutte ste cose, perché tante cose si fanno in silenzio, è destabilizzante. Noi abbiamo 24 ragazzi che scendono ogni domenica in campo, oltre ai nostri demeriti, perché noi abbiamo tanti demeriti, non è che io sto difendendo, ascolta e fammi finire di parlare, non è che noi stiamo difendendo l'indifendibile, ma noi siamo stanchi, siamo stufi di tutto questo che sta succedendo e la colpa è anche vostra, nostra, è di tutti la colpa, di tutti. Noi abbiamo 24 ragazzi che scendono in campo, sembrano gli unici che ci tengono al Catania, gli unici, perché noi prendiamo schiaffi da tutti. Non è che c'è qualcuno che ci può salvare, qualcuno, no, noi prendiamo gli schiaffi, stampa, tifosi, città, da tutti. Allora, chi vuole il bene del Catania deve stringersi intorno a noi, perché noi siamo veramente pochi e stiamo combattendo contro tutti. Chi ama la maglia, chi ama il Catania, deve lottare con noi fino alla fine. Noi, anche se dovessimo andare a fare i play-out, ci salveremo all'ultima giornata, ultimo minuto, ultimo secondo, noi ci salveremo, tranne se c'è qualcosa che noi non sappiamo e poi si vedrà. Ma questo è un attacco. No, aspetta, voglio parlare. Un attacco. Noi ci stiamo difendendo, anzi, troppo tardi questo. Questo è troppo tardi. No, puoi parlare, io non ti sto dicendo zitto. Io non ti ho detto zitto. No, c'era Giovanni, no? Per questo. Scusa, Francesco, no, figurati. Giovanni, posso fare due domande? Prego. La prima, siamo arbitri o giornalisti? Voi? Sì. Risposta sempre. Giornalisti. La colpa nostra è quella di fischiare o di scrivere la verità? La verità è sotto il tuo punto di vista, come la vedi tu la partita, quando scrivi vergogna, quando scrivi queste cose, è il tuo punto di vista, Giovanni, ma non il nostro, non è il nostro punto di vista, tu puoi scrivere quello che vuoi, ci mancherebbe, sei una testata giornalistica importante, sei un giornalista importante, sei molto seguito. Noi all'inizio abbiamo detto, ci sono delle componenti che bisogna andare tutti insieme. Troppo semplice, quando le cose vanno bene salgono tutti sul carro dei vincitori. Nel momento di difficoltà si vedono gli amici, gli uomini, si vede tutto. Per noi l'unica cosa sono quei ragazzi che vanno in campo ogni domenica, ripeto. Oltre ai nostri demeriti, che ne abbiamo tanti, però se questi demeriti vengono accentuati da calci di rigore dati e poi non dati, il primo che da noi, non so se calcio di rigore, il primo che da noi, no, non lo so, non lo,
è calcio di rigore. Sarebbe stato disonesto invece darlo, perché non c'era il calcio di rigore. Non c'era. Disonesto o non disonesto, l'arbitro quando vede una cosa è fatta, non è che si può tornare, è troppo semplice. C'è il collaboratore pure. No, troppo semplice così. Dimmi Giovanni, dimmi. No, no, no.